Benvenuti a Un Libro al Giorno, la rubrica dell'alchimista che vi svela i segreti dei migliori libri per il successo personale, la felicità, la crescita interiore e molto, molto altro. L'alchimista e il suo team distillano nel laboratorio solo il meglio da ogni libro per portare a voi la sua essenza, aggiungendo anche un piccolo tocco le onde sonore alfa e beta, le cosiddette brainwaves, per stimolare il vostro cervello a memorizzare ancora più velocemente. Il tutto ottimizzato per cuffie e auricolari. Un disclaimer prima di iniziare, i binaural beats sono sicurissimi e innocui per la maggior parte delle persone. Comunque, alcune categorie dovrebbero consultare uno specialista prima di utilizzarle o non utilizzarle affatto. Mi riferisco a persone affette da attacchi epilettici, persone con pacemaker o condizioni particolari del cuore e chi è affetto da problemi mentali o psicologici come la schizofrenia. I bambini per la loro immaturità e dello sviluppo cerebrale e donne incinta dovrebbero anche evitarne. Chi lavora, guida o utilizza macchine da lavoro, infine, per la propria sicurezza e quella degli altri. Per questo è tutto e adesso lanciamo questo libro di oggi. Un libro al giorno solo per voi dal laboratorio dell'alchimista. Ed eccoci oggi a The One Thing, ovvero La singola unica cosa. Un libro di Gary Keller, molto famoso, che spiega in dettaglio perché dovremmo accorciare la nostra to-do list, la nostra checklist di roba da fare ogni giorno. L'idea di base è che, contrariamente a quello che pensiamo, non dobbiamo essere coinvolti in centinaia o decine di cose per raggiungere il successo a cui aspiriamo. Dobbiamo concentrarci e focalizzarci soltanto su una singola cosa. Quindi ogni nostra azione, ogni giorno, dovrà essere mirata a quella singola cosa che a sua volta porterà dei vantaggi a livello settimanale, a livello mensile, annuale e così via. Ma ascoltiamo adesso il sommario di questo libro. Buon ascolto! The One Thing, una cosa sola. Ecco una domanda da considerare. Qual è l'unica cosa che puoi fare in modo tale che facendola tutto il resto diventi più facile o persino inutile? Perché porci questa domanda? E perché dovremmo porre questa domanda? Fondamentalmente è perché pensiamo di non avere abbastanza tempo e di conseguenza distribuire le nostre risorse in modo così errato da ottenere poco o niente. Nel libro The One Thing, gli autori Gary Keller e Jay Papasan rivelano che le persone di successo provano a fare tutto in una volta, ma concentrano piuttosto la loro attenzione ed energia sull'unica attività che produrrà loro la maggior ricompensa. Le persone di successo non si concentrano su tutto ciò che potrebbero fare, si concentrano su ciò che dovrebbero fare. Lezione 1. Il mito delle liste di cose da fare. Consideriamo l'idea di successo. La strada per il successo è impegnativa e non è la stessa per tutti. Se così fosse, allora le librerie, per esempio, avrebbero bisogno di immagazzinare un solo libro nella loro sezione di sviluppo personale o tutte le start-up diventerebbero aziende multimillionaire. Lo stesso vale per l'azione. Azioni diverse hanno conseguenze diverse e percentuali di successo diverse. Quindi, come possiamo decidere cosa fare? Come prendiamo le buone decisioni? Avere un elenco di attività da fare, le to-do list infinite, è spesso solamente un peso e riempie la nostra giornata con cose insignificanti e poco importanti. Essere impegnati non è lo stesso di avere successo ed essere produttivi. Keller e Papasan pensano dunque che invece di un elenco di cose da fare, abbiamo bisogno di un elenco per il nostro successo, un elenco creato appositamente per risultati straordinari. Quindi, cos'è una lista per il successo? Guardiamo alla regola 80/20, conosciuto anche come principio di Pareto. La regola 80/20 suggerisce che l'80% della nostra produttività viene raggiunto con il 20% dei nostri sforzi. Ciò significa che dobbiamo identificare e dare priorità a quel 20% per ottenere i migliori risultati nel minor tempo e col minor spreco di risorse di tempo e di denaro. Pertanto, un elenco per il successo, come suggerito dagli autori, è essenzialmente il principio di Pareto amplificato. Prendi il 20% e applica di nuovo Pareto. Ripeti e ripeti fino a quando sul tuo elenco non rimane che solo una cosa, la cosa più importante. Dopo aver ridotto l'elenco, l'attività che rimane è l'attività che dovresti fare,
Tuttavia, prima di rimanere bloccato su un compito, c'è un altro mito chiave che deve essere sfatato. Il multitasking non funziona. Pensiamo in questo modo. Esistono due identiche macchine del progresso, ma solo dollari sufficienti per un serbatoio di gas per il progresso. Ne riempiamo uno o le riempiamo entrambi? Se riempiamo entrambi, partiamo nella direzione della nostra ambizione, che ci porta solo a metà strada con ciascuno. Tuttavia, se utilizziamo solo una macchina, possiamo raggiungere completamente la nostra destinazione. Gli autori, sottolineando nel libro, puoi fare due cose contemporaneamente, ma non puoi concentrarti efficacemente su due cose contemporaneamente. Ogni volta che proviamo a fare due o più cose contemporaneamente, stiamo semplicemente dividendo la nostra attenzione e smorzando tutti i risultati del processo. Lezione 2. Il mito della disciplina e della forza di volontà. I prossimi due miti da frantumare sono caratteristiche che spesso ammiriamo nelle persone di successo: disciplina e forza di volontà. Per cominciare, è importante capire che la disciplina non è un sostantivo, è un verbo. È qualcosa che facciamo, non qualcosa che abbiamo. In termini semplici, la disciplina è un'abitudine benefica. Quando vediamo persone che sembrano persone disciplinate, ciò che vediamo veramente sono le persone che hanno allenato una manciata di abitudini positivi nella loro vita. Questo li fa sembrare disciplinati, quando in realtà non lo sono. Nessuno è. Il fatto è che possiamo avere successo con meno disciplina di quanto pensiamo. Il successo è fare la cosa giusta, non fare tutto bene. Ricordi il nostro gas per il progresso? A quanto pare, la nostra macchina del progresso è in realtà doppia alimentazione e funziona anche con forza di volontà. Ogni mattina iniziamo con un serbatoio pieno e man mano che la giornata va avanti, usiamo il gas per portarci dove dobbiamo andare. Mentre il serbatoio si esaurisce, anche la nostra risoluzione si risolve e quando è vuota, abbiamo finito. Allo stesso modo, quando la nostra forza di volontà si esaurisce, torniamo al nostro carburante predefinito: sangue, sudore e lacrime. Il punto? La forza di volontà non è infinita. Usala con cura. Se vogliamo ottenere il massimo dalla nostra giornata, dobbiamo fare il nostro lavoro più importante. L'unica cosa prima che la nostra forza di volontà sia ridotta. Lezione 3. Il mito dell'equilibrio tra lavoro e vita privata. Ecco una lezione di storia dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, per gentile concessione degli autori. 200 anni fa, un fabbro del villaggio poteva tornare a casa quando i piedi dei cavalli erano calzati, e non alle 17, perché era allora che la sua giornata lavorativa era terminata o perché era ciò che era stato stipulato nel suo contratto di lavoro. Ha lavorato in modo indipendente e ha fatto quello che doveva fare quando aveva bisogno di farlo. Fu solo dopo la rivoluzione industriale e l'introduzione del concetto di avere un gran numero di persone che lavorano per qualcun altro, l'idea di un equilibrio tra lavoro e vita privata. La modifica delle esigenze lavorative ha costretto le persone a uscire di casa per periodi di tempo più lunghi. I principi di gestione sono cambiati e anche il significato di successo. I lavoratori sono stati costretti a dividere in compartimenti le loro vite in attività, al lavoro e al di fuori del lavoro. I lavoratori non lavoravano a casa e le attività domestiche non venivano condotte al lavoro. A causa delle mutevoli esigenze della forza del lavoro di oggi, molti di noi si sforzano di trovare l'equilibrio sfuggente tra lavoro e vita privata per avere più successo. Gli autori di questo libro sostengono tuttavia che l'idea del rapporto tra lavoro e vita privata è un mito che non sopporta il successo. L'intero concetto di equilibrio è quello di creare uguaglianza tra due estremi. L'equilibrio porta nella media. La magia non accade mai nel mezzo. La magia accade all'estremità più estrema dello spettro. Se vogliamo avere successo, una vita equilibrata non può essere raggiunta. Dobbiamo concentrarci su one thing e inclinarsi nella sua direzione, forse fino a 10.000 ore, se vogliamo credere a Malcolm Gladwell. La questione dell'equilibrio è davvero una questione di priorità. Quando agiamo in base alla nostra priorità, andiamo automaticamente fuori equilibrio, dando più tempo alla nostra cosa unica su tutto il resto. Lezione 4. Trovare la tua unica cosa. Quindi, come possiamo mettere tutto insieme?
come possiamo trovare quell'unica cosa? Secondo gli autori, dobbiamo porre la domanda: qual è l'unica cosa che possa fare in modo che facendola tutto il resto sia più facile o persino inutile? Dividiamo questa idea in tre parti. Qual è la cosa che posso fare? Questo ci fa capire che la risposta sarà un'opzione tra molte. Ci chiede di essere specifici. Le ultime parole, posso fare, sono il nostro invito all'azione. Tale che facendola, suggerisce che esiste uno standard che la nostra risposta deve soddisfare. Tale che facendola, ci consente di garantire che le nostre azioni porteranno a risultati positivi. Tutto il resto sarà facile o non necessario. Questo ci dà la certezza che faremo cose positive. Per renderla più specifico, possiamo semplicemente riformulare la domanda di messa a fuoco introducendo un lasso di tempo come adesso, quest'anno o oggi. Ad esempio, per il mio lavoro, qual è l'unica cosa che posso fare per assicurarmi di raggiungere i miei obiettivi questa settimana in modo tale che facendola tutto il resto sia facile e persino inutile e non necessario? Gli autori ritengono che la focus in question, ovvero questa domanda di messa a fuoco, sia la più grande domanda che possiamo porci. Ma la sfida di porre una grande domanda è che, una volta che l'abbiamo fatta, ci troviamo di fronte alla decisione di trovare una grande risposta. Gli autori ci ricordano che il raggiungimento della nostra one thing non è senza difficoltà. Se ci manca una visione di quadro generale, possiamo facilmente cadere in obiettivi promiscui. In altre parole, una volta ottenuto ciò che vogliamo, la nostra felicità diminuisce perché ci abituiamo rapidamente a ciò che acquisiamo. I nuovi obiettivi diventano quindi più attraenti. Avere uno scopo ci aiuta. Sapere perché stiamo facendo qualcosa fornisce la motivazione necessaria per far andare avanti le cose quando le cose non vanno proprio bene. Qual è la cosa che ti fa alzare la mattina e ti fa andare avanti quando sei stanco e sfinito? Questo è uno scopo. Vivi con uno scopo e sapremo dove vogliamo andare. Vivi con priorità e sapremo cosa fare per arrivarci. Lo scopo senza priorità è impotente. Dobbiamo stabilire e dare priorità ai nostri obiettivi. Vediamo quindi come la domanda focalizzante, la focus in question, insieme allo scopo e alla priorità, crei un piano. The 5-year view. La visione a 5 anni. In base al mio obiettivo, un giorno, qual è la singola cosa che posso fare nei prossimi 5 anni per essere sulla buona strada per raggiungerlo? Il punto di vista annuale. In base al mio obiettivo quinquennale, qual è la cosa che posso fare quest'anno per essere sulla buona strada per raggiungere il mio obiettivo quinquennale in modo che io sia sulla buona strada per raggiungere il mio obiettivo un giorno? Ed è così che passi dalla visione globale ai passi pragmatici successivi. Quindi qual è l'unica cosa che produrrà risultati eccezionali per la tua vita? Meglio iniziare subito. Molti sono gli azionabili di questo libro di Kerry Keller. Partiamo con 5 azioni che potete implementare sin da subito per cogliere il messaggio dell'autore. Innanzitutto, lezione numero 1, partire in maniera piccola, partire da piccole cose. Cercate di guardare il vostro progetto di lavoro o personale a livello quinquennale, cioè a 5 anni, o ancora a livello annuale, o ancora a livello settimanale, farevi una serie di domande per cui, come avete ascoltato al termine di questo audio sommario, di trovare quella singola cosa che oggi darà un passo in più verso il raggiungimento del nostro vero grande obiettivo. È una cosa piccola, non c'è bisogno di stravolgere le nostre abitudini. Lezione numero 2, sappiate che le cose buone hanno bisogno di tempo. Noi, se vogliamo scrivere un libro, ad esempio, possiamo buttarci a capofitto, ma diciamo che i risultati potrebbero essere penalizzanti. Facciamo una piccola cosa ogni giorno in maniera coerente, come se fosse un'abitudine, in modo da avere dei risultati buoni a lungo termine. Terzo punto, non sai quale sia la tua singola cosa? Ebbene, ti devi sedere e devi riflettere su qual è il vero significato di che cosa vuoi raggiungere, soprattutto perché.
perché la motivazione e il driver è quello che ti porta a terminare quella singola piccola cosa ogni giorno. Lezione numero 4, ci sono dei falsi miti da sfatare. Innanzitutto, non tutti i nostri task, i nostri compiti quotidiani hanno la stessa importanza. Dobbiamo dare una priorità e fare le cose, come Stephen Covey diceva, più importanti prima. Un altro falso mito, il multitasking non funziona e non esiste. Spendiamo energia e tempo prezioso del nostro cervello per switchare e cambiare da un task a un altro. La lezione numero 5 non vuole scoraggiarvi, ma non pentiamoci delle nostre scelte. Se arriviamo a una biforcazione in una strada, noi riusciamo a prendere una delle due strade, ma non tutte e due contemporaneamente. Quindi inevitabilmente focalizziamoci per un periodo di tempo della nostra vita su una singola cosa che ci porti a un obiettivo prefissato, piuttosto che spendere energia in più cose o pentirci della scelta fatta, perché inevitabilmente saremo mediocri su altri settori della nostra esistenza. Detto ciò, adesso vi lascio alla vostra to-do list, che vi invito ad accorciare quanto possibile per focalizzarvi su piccole singole cose che portano avanti verso i vostri obiettivi della vita. Suddividete il tempo a vostra disposizione ogni giorno in piccoli blocchi dedicati alla vostra singola cosa e soprattutto riflettiamo sul nostro perché. Perché viviamo e per quale motivo vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Per questo è tutto, come sempre seguiteci sui canali social YouTube, Spreaker e Facebook, condividete ai vostri amici, fate conoscere anche a loro il libro al giorno dell'alchimista e come sempre vi invito alla prossima, grazie e arrivederci.